Termina la stagione 2019, ad oggi si apre e chiude così come la home page del sito internet ufficiale nelle Terme di Recuaro alla vigilia di una prima parvenza di ripartenza annunciata per dopodomani e nei giorni successivi al consiglio di amministrazione che ha sancito la nuova composizione della stanza dei bottoni della società che si occupa di rilanciare le sorti turistiche della città. Tra passi avanti attesi come imminenti, altrettanti stalli permanenti, l'orizzonte a cui si avvicina passi incerti è la piena ripresa, assicura Scaglioni, progressivi delle attività termali consuete, ripristinando i percorsi di cura e benessere, ma anche con qualche idea nuova in fase di definizione, come l'attivazione di un cineforum all'aperto. Il tutto mentre l'estate avanza, colpi di sole e qualche temporale. Lo step formale primario sul piano politico-amministrativo intanto è stato compiuto con la nomina di 7 consiglieri che vanno ad assumere la carica, ampliando la platea di rappresentanti della società nell'assemblea. I membri del CDA passano da 5 a 7, con un'uscita, quella di Michelangelo Cornale, 3 new entry, vale a dire Carla Cocco, Sergio Giappone, Massimo Manes. Poche di conferme per Tiziano Bonato, Paola Borgo, Carmensita Cailotto, Ruggero Dalpezzo, tutti in rigoroso ordine alfabetico. Nessuno scossone in ordine all'approvazione del bilancio e sugli altri punti all'ordine del giorno, ora non resterà che eleggere il nuovo presidente o confermare la Borgo al timone. Tra le istanze note, la volontà di attingere alle risorse economiche fresche da investire nel rilancio e l'apertura intanto dei cancelli che permetteranno ai visitatori di accedere al parco a partire da mercoledì 15 luglio. L'accesso libero e gratuito, poi sarà la volta del bar esterno, quasi pronto successivamente dal weekend successivo per quanto riguarda il cuore pulsante di Recuaro, vale a dire il servizio terapeutico offerto dalle tradizionali cure termali, si dovrà attendere almeno altre 2 settimane. La previsione d'apertura al pubblico degli oltre 200.000 metri quadri che ospitano l'intero centro tra edifici di pregio e il grande parco naturale indica come i primi di agosto la possibile e fatidica data di inaugurazione.